Ehi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo giro. Settimana scorsa vi ho fatto un motovlog sulle tre moto che mi erano piaciute di più all'ECMA 2018 e ovviamente oggi c'è la versione tre moto, le tre moto che non mi sono piaciute assolutamente ad ECMA 2018, sempre a bordo del mio GSX-R600, vi ricordo essere un K8. Di quando la Suzuki ancora faceva bellissime moto, lasciatemelo dire questo prima di iniziare col video, poi capirete il perché. Dunque il giro non sarà tanto lungo perché oggi fa un freddo dannato e vi ricordo che ho in programma di fare un giro settimana prossima alla diga di Pavia, quindi chi vorrà mi scriva su Instagram dove trovate un po' tutte le info. Comunque, partendo un po' col video, le tre moto che non mi sono piaciute assolutamente, o direi le tre delusioni. Qua parliamo di moto delle marche più conosciute, quindi delle case più famose, quindi non parlo delle case indiane che hanno a listino due moto, ma parlo delle quattro grandi giapponesi o delle varie italiane. Sono divise un po' per categoria, ovvero il 125 più brutto, la moto per patente 2 più brutto e il 1000 in generale che mi è piaciuto di meno. Ovviamente parlo di estetica, non parlo di caratteristiche tecniche del motore, cavalli eccetera, ma è puramente un video basato un po' sul design. Al primo posto direi di partire col 125 che mi è assolutamente piaciuto meno. Se mi seguite da un po' sapete sicuramente qual è, si può già anticipare, e ovviamente questo qui non si sa bene cosa stia facendo. Era il telefono. Comunque il primo è il Ninja 125, ovviamente ragazzi è il 125 più brutto in assoluto mai uscito e mai fatto dalle quattro grandi case giapponesi, più brutto persino del CBF 125 a mio avviso. A livello tecnico vabbè, è un 125 normalissimo, quindi niente da dire, come vi ho già detto ha 15 cavalli. Il problema sta proprio nell'estetica, cioè soprattutto il faro che veramente non c'entra niente, come vi ho già detto in un altro video, non c'entra nulla con la serie Ninja, perché c'è questo faro unico, mentre sapete la serie Ninja si contraddistingue per il faro doppio che ha sempre avuto su tutte le Ninja. E quindi quella è la prima cosa che non mi piace dell'estetica appunto del Ninja 125, per passare poi alla fiancata troppo striminzita. Insomma, diciamo che in generale è una moto molto brutta che mi ricordava molto una moto da traffico veramente cinese e indiano, sapete che ve l'ho già detta questa cosa. Ma davanti c'è un Porsche, se c'era una strada migliore si poteva secondo me divertirsi un po', il problema è che qua c'è il Tutor. E se lui va dritto, infatti va dritto, niente, è sfumata, il giro divertimento contro il Porsche è sfumato. Comunque, dicevo, il Ninja 125 oltretutto è abbastanza immorale anche, perché Kawasaki ultimamente ha una linea un po' di marketing, di vendita un po' tutta sua, ovvero quella di differenziare le moto, i prezzi in base alle colorazioni. Infatti sapete che il Ninja 125 la colorazione più bella, diciamo quella più carina, era verde KRT, insomma la verde classica della Kawasaki, che però me la fanno pagare di più, sono mi sembra 200 euro circa in più rispetto alle colorazioni base, che sono nel caso del Ninja il blu, che è veramente, vi lascio qua una foto del Ninja 125 blu che dovrebbe costare sui 4.800, è veramente orrendo. Quindi per andare a prendere la versione più carina, quella verde, dovreste comunque metterci 5.000 euro. E qua arriviamo a un altro discorso, ragazzi, 5.000 euro. Cioè, uno dice, vabbè, l'estetica me la curi poco, ci può stare se comunque la moto me la fai pagare poco, no? Però qua ragazzi parliamo di 5.000 euro per un 125, sono tantissimi soldi e scusate, ma io voglio che l'estetica sia comunque molto curata, soprattutto visto che parliamo della Kawasaki, che ha le risorse da mettere sicuramente per ricerca anche del design delle moto. Quindi va bene dire sì, ma conta la sostanza, però io voglio anche il design. Quindi questo è il 125 più brutto, e se devo darvi un consiglio magari ai ragazzi più giovani, prendetevi un RS 125 o una Mito,
usata, se volete un due tempi o se vi va bene anche un quattro tempi, prendetevi una R125 della Yamaha usata, che la trovate a molto meno e sono anche più belle. Passando poi alle moto per patente a 2, direi che la più brutta tra quelle presentate, queste dell'ECMA, quindi non a Intermoto ma che si sono viste per la prima volta all'ECMA, considerando anche le varie Benelli, direi che la più brutta è sempre la Kawasaki con la Z400. La Z400, che sapete, si vociferava del suo arrivo all'ECMA, alla fine è arrivata veramente. A livello di caratteristiche abbiamo una moto con un ottimo peso, diciamo a 167 kg di peso per una potenza di 45 cavalli, quindi come il Ninja 400, niente da dire, il problema è proprio l'estetica, perché soprattutto vi lascio una foto, il faro davanti non c'entra assolutamente niente, secondo me, con una Kawasaki. È proprio una cosa brutta brutta, che non mi ricorda nessuno Z900, nessun Z1000, cioè proprio il bello comunque delle moto piccole, che spesso il design ricorda vagamente quello delle sorelle più grandi. E di questo Z400 l'anteriore veramente non mi ricorda niente e non mi piace assolutamente, non mi piacciono questi fari messi in questo modo sfalcati, insomma l'anteriore è bocciato. Per quanto riguarda invece l'estetica, comunque la fiancata della moto, vabbè, qui ricorda abbastanza lo Z650, quindi sotto quel punto di vista niente da dire, accettabile. Però anche qua, ragazzi, parliamo di una moto che andrà sulle 5.500 euro. Per una moto per la 2 sono tanti soldi, perché sapete, sono moto di passaggio. E anche qua vorrei un'estetica molto più curata. Quindi questo Z400 a livello estetico a me ricorda tantissimo, un'altra volta, una moto indiana. Cioè queste classiche moto che una volta vedevamo, tipo 10 anni fa, che facevano in India, che tutti prendevano in giro, adesso sembra che siano diventate un po' la normalità nel mondo delle due ruote. E però se c'è una cosa molto bella dell'ECMA che ha mostrato quest'anno, è che gli italiani ci sanno fare a livello di design, che c'è ancora spazio per innovare, spazio per creare moto con, anche con belle estetiche. E quindi, ragazzi, un'altra volta Kawasaki bocciata per la sua moto per patente a 2, veramente brutta. Non che il Ninja 400 sia gran bello, però comunque direi di passare poi al 1000. E qua sicuramente sapete qual è il 1000 più brutto che hanno presentato, ovviamente parere personale, ma lo sapete perché se mi seguite sul canale ve ne ho già parlato. La più brutta è la Suzuki Katana, e c'è poco da dire sulla Katana, cioè è veramente orrenda, nel senso che io posso capire che a qualche appassionato del marchio Suzuki storico, qualcuno che ha avuto una Katana, qualcuno che non lo so, si è innamorato anni fa, possa anche piacere, però nel 2018 un faro così, mezzo quadrato, un design così pesante anche nel posteriore, cioè veramente brutto, solo da vederla mi dà proprio l'idea di una moto pesante, vecchia, cioè una moto che non comprerei assolutamente. Al contrario, trovo che la sua base tecnica, ovvero il GSX-S1000S, perché vi ricordo che comunque condivide anche il motore appunto di questa moto, la trovo invece molto più bella e molto più riuscita anche nella colorazione. Soprattutto, ragazzi, la livrea della Katana, cioè questo grigio misto nero, poi anche la colorazione total black che hanno appena mostrato, veramente brutta e bocciata sotto ogni punto di vista. Quindi al contrario vi dirò, mi piace molto invece ovviamente della Suzuki la Ryuyo, perché pur a livello tecnico essendo GSX-R1000 comunque hanno lavorato bene sull'estetica e sulla carenatura di questa moto, che comunque è dedicata a solo pista. Quindi, ragazzi, queste sono le tre moto che non mi sono assolutamente piaciute, sono state le mie tre più grandi delusioni dell'ECMA, perché parliamo di moto create da case, ripeto, che hanno i soldi, hanno le risorse per fare meglio, eppure presentano moto dal costo molto elevato, senza però impegnarsi dal lato estetico. Ed è anche vero che comunque qualcuno potrebbe dire sì, ma il design non è tutto, però vi ripeto, se io vado a pagare una moto un certo prezzo,
io pretendo anche il design, perché siccome queste moto non sono fatte per andare in pista, allora ci sta che comunque si lavori bene anche per creare una bella estetica. Detto questo ragazzi, il giro è finito, è stato un po' un giretto tranquillo, corto, oggi fa un freddo dannato. Se il video vi è piaciuto lasciate il solito mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!